Ciao, bentornati sul canale. Dopo il video sugli scrub corpo che vi lascio qui da qualche parte nelle schede, mi sembrava logico parlarvi di tutti quei prodotti che io utilizzo per il viso e quindi appunto per lo scrub del viso o l'esfoliazione del viso. Ovviamente sono prodotti più delicati rispetto a uno scrub corpo, proprio perché vanno su un tipo di pelle che è molto più fragile, molto più sensibile, quale appunto la pelle del viso. Unico prodotto che vi mostro qui dal mio cestino pieno di prodotti che non riguarda il viso è uno scrub che è venduto dalla Orly e io ho acquistato al Cosmoprof che adoro. Sarebbe indicato per mani, piedi e corpo. Non ve l'ho citato nell'altro video perché come scrub corpo non mi piace, mentre lo trovo fantastico proprio come scrub mani e piedi e non avendone altri, non aveva senso fare un video apposta per lui, come non aveva senso non parlarmene in quanto mi piace moltissimo. È uno scrub molto ricco di grani di zucchero che però rimangono molto molto delicati, ma la loro quantità così importante all'interno di questa texture molto cremosa e oleosa rende lo scrub diciamo efficace. Lo scrub, come ho detto, è a base di zucchero e poi contiene burro di karité e vitamina E. Ha un profumo paradisiaco, infatti la profumazione si chiama Paradise, che è di lichee e melagrana. Non riesco a farvelo vedere, però è veramente molto molto oleoso, ma la ricchezza appunto dei grani di zucchero di canna lo rendono quasi una crema, per cui sulle mani si lavora benissimo, proprio come se fosse un impacco di crema, e poi si sciacqua lasciando veramente le mani ricche ricche di oli nutritivi. Quindi lo adoro, idem sui piedi. Ma veniamo al viso, che è il principio di questo video, il mood di questo video. Anche mudo non è la parola giusta, ma avete capito cosa volevo dire. Partiamo da qualcosa che è storico, che nel canale avete già visto e che sicuramente avete visto in altri mille canali, che è il Mint Julep Scrub. Fa parte della linea della Queen Helene, dove la famosissima maschera Mille Jume Mask purificante la fa da padrona, ma anche lo scrub è veramente fantastico. Allora, la profumazione è la stessa, quindi di menta e lime, molto importante. E tra tutti gli scrub che ho visto, questo è quello che ha uno scrub meccanico un po' più importante, nel senso che i grani, che se non sbaglio sono gusci di mandorle, ma ovviamente quando cerchi un'informazione che non ti ricordi, non la trovi neanche se paghi. Sì, no, non c'è, mi sembra che sia gusci di mandorla. Comunque è veramente un po' più meccanico degli altri, rimane un peletto più aggressivo, quindi non lo consiglierei sicuramente a delle pelli delicate o facili alle irritazioni. Che dire? Non lo uso spessissimo. Allora, io intanto lo scrub al viso lo faccio quasi tutte le sere, anche perché non faccio lo stesso prodotto tutte le sere, ma li alterno, quindi ho comunque un livello di esfoliazione differente da sera a sera. Questo qui, che appunto è quello un attimo più diciamo aggressivo, lo faccio solamente una volta a settimana. Dopodiché, ovviamente, faccio una buona crema idratante. Altro prodotto menzionato diverse volte all'interno del mio canale è questo qui di Clinique, il 7 Day Scrub Cream. È già la seconda confezione che acquisto e in full size. In realtà avevo utilizzato anche una taglia deluxe che avevo trovato in un kit perché mi piace da morire.
Questo qui può essere appunto utilizzato 7 giorni su 7 perché è molto delicato, quindi va a fare proprio una micro sfogliazione, è molto cremoso. Io a volte lo uso proprio al posto del detergente perché tante volte in realtà tutte le sere mi strucco, mi lavo il viso e dopodiché faccio lo scrub al viso. In questo caso tante volte se poi lo faccio la mattina non uso il detergente, uso direttamente questo perché ha proprio questa bella cremosità che poi quando va a emulsionarsi con l'acqua fa effetto sapone e mi piace tantissimo. Questo lo consiglio, come ho detto l'ho già acquistato più volte perché è fantastico. Un prodotto invece di recente acquisto che non mi piace per niente e che terminerò a breve perché lo voglio smaltire proprio perché non mi piace, è questo scrub viso biologico effetto velluto all'olio di rosa moschetta dei Provenzali. Ne avevo sentito parlare bene, in realtà a me non piace, uno la profumazione, ma questo è decisamente un dettaglio perché comunque è soggettivo e se il prodotto è buono posso anche passarci sopra. La questione è che la parte appunto scrubbante, quindi abrasiva, non esiste, cioè i grani sono quei pochissimi che ci sono, sono anche di una consistenza che si avvicina molto a quello della Julep Mint Scrub, però non ci sono veramente. È di origine minerale vegetale, come la perlite e i buriti. La pelle è più pulita e più morbida, mentre la parte cremosa non dice con che cos'è. 100% ingredienti naturali, di origine naturale, 98,67% degli ingredienti certificati e biologico. Profumo 100% di origine naturale, quindi sicuramente un buon prodotto, però non mi piace proprio perché non mi dà l'effetto di rinnovamento della pelle, assolutamente. Un prodotto invece che mi è piaciuto tanto, e anche di questo credo di avervene parlato, se non altro nei preferiti, è questo della linea Clinique Pep Start 2-in-1 esfoglianti in cleanser, quindi è un gel detergente esfogliante molto delicato, dalla profumazione ottima. La mattina questo qui lo preferivo, anche se di solito gli scrub, come dicevo, me li faccio principalmente la sera, però la mattina mi dava veramente una bella sferzata di energia. Anche qui i grani sono presenti ma molto delicati, a contatto con l'acqua fa una bella schiumetta di questo colore giallognolo e che dire, mi piace, posso valutare di acquistarlo in full size perché è veramente ottimo. Un prodotto Nii che non ho ancora valutato troppo bene è di Urban Veda Natural Skincare Neem and Botanics. È praticamente un gel purificante e sfogliante, anche qui essendo una size non ci sono scritte grandi cose, approvato dalla società Vegetariani, cruelty free, vabbè, 20 ml. Allora, la profumazione è molto erboristica, la consistenza è molto cremosa, quindi questo mi piace. Per quanto riguarda i granuli, l'esfoliazione, sono molto molto sottili, però sono una via di mezzo perché non sono troppo presenti da dirmi ok, fanno un'ottima esfoliazione purché sottili, benché sottili, ma non sono neanche così pochi da non percepirla, quindi sono ancora un po' in forse. Sicuramente terminerò questa confezione, ma dubito che acquisterò una full size. Di tutti i prodotti, ovviamente, mi stavo dimenticando di dirvi che dopo aver fatto l'esfoliazione
tutti questi prodotti comunque non mi lasciano un effetto tiraggio della pelle, a parte appunto il Minjool Scrub, perché è abbastanza importante, tutti gli altri mi lasciano la pelle comunque bella idratata, bella levigata, non sento l'esigenza di andarla ad idratare con una maschera piuttosto che con un siero, cioè sì, faccio la mia normale skincare routine, quindi siero, crema, però non vado a fare, aggiungere booster o cose particolari per reintegrare l'idratazione, quindi questo secondo me è un plus di esfolianti viso, perché sì, devono fare il loro lavoro, devono levigare, ma non devono andare poi a disidratare quella che è la pelle o fare un effetto tiraggio o andare ad arrossare o irritare la pelle. Gli ultimi due prodotti, allora, uno è un polvere esfoliante di Sephora, anche questa famosissima, ce l'ho da più di un anno. Sono solo a metà perché ne basta pochissima, viene versata tipo dosatore del sale, si bagna con un po' d'acqua, fa una sorta di pappetta e con questa vado a esfogliare. È un'esfoliazione, questa non meccanica ma enzimatica, all'interno del prodotto c'è la papaina che ha veramente appunto un potere esfogliante e questo è un prodotto fantastico. Questo è quello che in settimana uso di più, sinceramente, proprio per l'effetto wow che mi dà una luminosità della pelle ineguagliabile, mi sento proprio la pelle, è un po' brutto dirlo come paragone sul viso, però quando lavate i piatti che è proprio bella sgrassata, bella libera da ogni impurità, mi piace tantissimo. E da quando la uso sinceramente ho notato, forse è un effetto anche un po' placebo, non saprei, che i prodotti che poi vado ad aggiungere dopo, ad utilizzare dopo, abbiano un potere un po' più visibile, insomma, trovo che gli attivi dei prodotti che vado poi a stratificare sopra siano meglio assorbiti dalla mia pelle. L'ultimo prodotto che ho in casa, anche questo da un po', ma che ho iniziato a utilizzare veramente da pochissimo, è della Lit Earl ed è questo esfoliante gentile, delicato, non gentile per il viso, all'eucalipto, al burro di karité con jojoba e qui ho le specifiche perché utilizzandolo da poco mi ero tenuta il librettino a portata di mano e sì, come dicevo, contiene perle di jojoba per rimuovere delicatamente le cellule morte, olio di eucalipto per purificare, burro di di cacao e olio di mandorle dolci per mantenere la pelle morbida e idratata. Ha questo erogatore che appresta tantissimo, airless, quindi mantiene il prodotto integro e comunque preferisco perché comunque non vai a spatasciare, non vai a toccare, è pratico mentre comunque ti stai lavando il viso con le mani bagnate, quindi io apprezzo veramente questo packaging. È una crema veramente ricca di particelle scrubanti, ma tutte delicate, mi piace tantissimo, questo mi lascia proprio la pelle praticamente un po' come quello di Sephora, bella luminosa, bella levigata. A breve utilizzerò anche il Cleanse and Polish, che è il detergente della Lit Earl, e non vedo l'ora di vedere la combo di questi due prodotti in sinergia tra loro, che effetto mi può dare, perché l'esfoliante è veramente valido. L'ho acquistato dal sito e ancora si un anno e mezzo fa, e aveva appena aperto il sito italiano, quindi non si acquista più direttamente dall'Inghilterra, ma c'è anche il sito italiano, quindi assolutamente da provare secondo me. E spesso fanno delle combo, dei pacchetti in promozione, infatti io questo l'avevo preso in promozione, non ricordo esattamente il prezzo, ma mi pare una quarantina d'euro entrambi i prodotti, quindi buono, assolutamente buono.
basta, spero di avervi fatto come sempre compagnia. Se vi va, sostenete il mio canale iscrivendovi, così potremo incontrarci nuovamente qui. Lasciatemi tutti i commenti su cosa ne pensate di questi prodotti, se li avete testati, se vi incuriosiscono. E se vi va, ci vediamo al prossimo video. Baci e abbracci a tutti. Ciao!